Entro l'estate saranno affidati i lavori per il completamento della cassa di espansione di Pontassio di Quarrata sul torrente Stella. Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente Monia Mondi durante un sopralluogo nel cantiere, insieme al presidente del consorzio di bonifica Medio Valdarno Marco Bottino, al sindaco di Quarrata Marco Mazzanti e al dirigente del Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Marco Masi. A fronte di un investimento di 8 milioni di euro, la portata della cassa sarà aumentata a 650.000 metri cubi, aumentando in modo significativo il livello di sicurezza di tutta la zona. Dal 2012 investiamo dagli 80 ai 100 milioni l'anno per le manutenzioni e devo dire che questo ci consente di guardare ai nostri fiumi in giornate anche come questa con maggiore tranquillità. È un impegno che abbiamo intenzione di continuare perché non c'è futuro, non c'è crescita di un territorio senza la sua sicurezza e quindi l'attenzione è massima. L'assessore regionale Monni ha visitato anche il cantiere di manutenzione delle sponde interne del torrente Ombrone Pistoiese, dove il consorzio di bonifica in località Caserana sta eseguendo un intervento mediante l'utilizzo di uno speciale scavatore anfibio. Come vedete sta rimuovendo quelle isole di arbusti e sabbia che si sono formate, di fango che sono formate, che la piena poi porterà via e distribuirà. In più ovviamente può lavorare in maniera indisturbata su tutti e due i fianchi del fiume facendo operazioni che non sono fattibili con altre macchine. Negli ultimi 5 anni il consorzio ha investito 36 milioni di euro in lavori di messa in sicurezza.